ero piccola, mi ero fatta l'idea del cuore come di un piccolo cofanetto che conteneva solo cose dolci, caramelle gommose, dolciumi, merendine, le belle canzoni, le parole della nonna. Crescendo, avevo a volte la sensazione che qualcosa a volte non funzionasse in quel cofanetto. Quando venivo messa ingiustamente in punizione, quando venivo sgridata, era come se tutto d'un tratto quel cofanetto venisse pervaso di negatività. Ma poi arrivò il mio primo amore. E di nuovo giù, a rigonfiarsi di pace, amore, beatitudine, tutti i pensieri più belli del mondo partivano da qui e qui ritornavano ancora più forti ed intensi. Ah, l'amore, l'energia del cuore. E la storia finì. Vedete, i sentimenti nascono qui, nel cofanetto. E poi la ragione, il nostro vissuto, la nostra psiche, fanno tutto il resto. Ma i sentimenti, quelli veri, l'amore profondo, il dispiacere, sono qui. Ne vedete il colore? Ne sentite l'odore? Bene, ora immaginate di aprirlo. Spalancate quel cofanetto e lasciate uscire tutto il vostro sconfinato amore, qui, in questa sala, adesso. Immaginate di sollevarne il coperchio e puff! Wow! Bene, così. Ora non chiudetelo più quel cofanetto. Grazie. Lo spettacolo del cuore. Il cuore è grande come un pugno. Iniziamo a capire le dimensioni reali del cuore, come il vostro pugno. È posto al centro del torace, appoggia su un muscolo protetto dalla gabbia toracica che lo protegge da traumi, è sostenuto dai suoi stessi vasi ed appoggia, come dicevo, sul muscolo diaframma. Il muscolo diaframma è un muscolo che sta a metà, divide i polmoni dall'apparato digerente. Durante la vita fetale le cose non sono esattamente così, cioè avviene qualcosa all'interno del cuore, nel senso che non ci sono i polmoni, per cui il feto, il bambino, non può respirare, chiaramente, quindi come fa a ossigenare? Il cuore ha pensato uno stratagemma, la natura ha pensato di fare una cosa. Io fui consultato nel 1816 per una giovane ragazza che presentava dei sintomi generali di malattia di cuore e sulla quale l'applicazione della mano e la percussione davano pochi risultati a causa della sua obesità. Eccolo! Non ti preoccupare, cara. Il dottore è arrivato. Ma per farvi capire che semplicemente vuol dire che è un'infiammazione dell'arteria. Quindi colesterolo elevato ed infiammazione dell'arteria producono questa cosa qui. Iniziano a formarsi delle strie lipidiche, si chiamano così dei piccoli agglomerati di grasso. Guardate all'interno che cosa accade. L'eccessivo colesterolo, che è vero che è prodotto nell'80% da noi stessi e il 20% solo è assunto con l'alimentazione, ma già assumendolo in modo anomalo, in più, crea un disequilibrio.
Oh, buongiorno, 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 buongiorno. Io adesso di solito uso questo termine. Io ho una grande responsabilità, oggi grossa, visto anche l'orario. Mi presento, sono Franco Ruggero, sono lo chef stanziale del Best Western Hotel Biri di Padova. Però io mi trovo molto ma molto a mio agio, come mi trovavo ieri sera a Breganze, come mi trovavo venerdì scorso a Stresa, perché casa mia, il mio cuore è nella mia cucina all'Hotel Cristallo di Cortina. Ove vedo belle montagne alle mie spalle mi sento a mio agio, infatti vedete mi trovo veramente in uno stato di tranquillità. Ricominciate a sedervi a tavola non più con lo stress in corpo ma sorridendo. Questo vale anche per l'amore, l'amore senza sorriso, che amore è? Grazie.